Eccoci all'interno del tendone, pronti, anzi prontissimi, per iniziare la prima serata del 15° Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Sono entrati i principi, Ranieri, Stefania e Carolina. Il principe Ranieri è presidente di giuria, mentre invece la principessa Stefania è vicepresidente. Senti Walter, non ti sembra particolarmente emozionata questa sera, Stefania? Sì, però è qualche anno che questa rassegna dei circhi viene festeggiata per festeggiare il suo compleanno, quindi da 5 anni. È circondata come sempre da molti amici. Beh, sai, un premio internazionale di tennis, un Grand Prix di Formula 1, 2 film all'anno a Monte Carlo, cioè attori, piloti, tennisti che Ranieri conosce tutti di persona, devo dire molto socievole. Tranquillizziamo i telespettatori, vedete questi lampi, a Monte Carlo non sta piovendo, ma sono i flash dei tantissimi fotografi che da oggi pomeriggio assediano il tendone del circo. Sono un pochettino invidiosa perché al mio compleanno questo non succede mai, al massimo un fotografo. Beh, direi che basta, no? E soprattutto io non ho mai avuto come invitato un elefante. Come quello lì? Un bel elefante. E beh, un po' di comprarsi. Ma il problema dell'elefante è scomodo. Perché? Per la memoria. Si ricorda tutti i compleanni, poi il presidente lì in faccia ti dice, si ricorda Ramona? Quei 50 anni passati con le candele. La principessa può tranquillamente dichiarare la sua età, è giovanissima, compie questa sera 27 anni. Happy birthday to you, happy birthday to Stephanie, happy birthday to you. Sorpresa, il presentatore che ha cantato, è una bella sorpresa. Come si chiama? Sergio. Ah, Sergio. E adesso dovrebbe dichiarare aperto il festival. Je déclare le 15e Festival du Cirque de Monte Carlo ouvert!